Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti nella nuova puntata del Roto Bundesliga. Oggi partita di alto livello, Borussia Dortmund che viene da due pareggi consecutivi contro il Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen che ha un attacco ben assestato, Kissling sta facendo molto bene. Il Borussia Dortmund viene da due pareggi, non è riuscito ad acquistare nessuno. Io intanto qui non so come devo fare. Non è riuscito ad acquistare nessuno nel calciomercato. Ha provato a contattare Welbeck e Vladimir Weiss, ma ci sono stati esiti negativi. E comunque si parte, signori. Terza partita della Bundesliga, non bisogna guardare indietro. Oggi bruttissimo tempo. Si parte sempre con la solita formazione con Lewandowski. Beppe, cosa vuoi dirci sui padroni di casa? Se Gundogan, campioni il prossimo anno devono cominciare a vincere. Royce, esatto, bisogna iniziare a vincere. Sau, non andranno da nessuna Götze. Le previsioni per oggi per Lewandowski. E così è stato. Ancora per Götze. E subito in vantaggio il Borussia Dortmund con Götze dopo 3 minuti. Che azione tutta di prima del Borussia Dortmund. Subito il giovanotto Götze servito da Lewandowski a un ottimo diagonale. Guardate qui, niente da fare per il portiere del Bayern Leverkusen. Forse ha fatto gol troppo presto il Borussia Dortmund. Lancio in orizzontale è rischioso e infatti subito perde palla Götze. Lancio lungo per Sau, filtrante Sau, la mette in mezzo, ottimo pallone, esce Leno. C'era Lewandowski, insidiosissimo di testa. L'allenatore oggi vorrà Lewandowski, che quest'anno non ha ancora segnato neanche in amichevole. Sau, bellissima palla, ma Kadlec capisce tutto. Junior Fernandez fermato da Santana, ma ancora Leverkusen ha la palla. Royce, che è stato cercato molto in questo mercato, sono state offerte somme veramente alte per Royce, tanto, ma sono state ovviamente tutte rifiutate. Perisic perde palla. Sviluppano il gioco. È riuscita a proteggere bene il pallone, adesso la possibilità di avanzare. Attenzione, Leverkusen, sì, Schürrle prova a tirare di testa da una posizione infattibile. Attenzione, il Leverkusen sbaglia. Wendelfeller recupera il pallone per fortuna dopo un errore clamoroso. Piszczek intanto lancio lungo. Cos'è stata questa cosa che hai fatto, Piszczek? Si sente comunque un po' la mancanza di Błażejkowski sulla destra. Stiamo giocando con una formazione un po' così, non proprio l'ufficiale. Volevo acquistare un altro attaccante per fare un tridente molto offensivo. Royce. No, è fuori gioco Royce. Royce, ottima palla per Marco Sau che si è fatto beccare inesorabilmente in fuorigioco. Primo quarto d'ora del primo tempo, Subotic riconquista. Royce per Piszczek che fa partire Marco Sau ma perde palla. Schmelzer, anche lui è stato cercato. Parte il terzo, Perisic. Ancora per Götze, ottimo stop. La mette in mezzo per Marco Sau. Niente da fare. Non è riuscito a respingerla in porta. Piszczek per Gundogan. Gundogan che ha un ottimo tiro da fuori. Brutto tiro di Schmelzer. Ottima occasione però per il Borussia Dortmund. Rilancio lungo di Leno. Ottimo intervento di Subotic. Marco Sau lanciato da Lewandowski. Marco Sau da fuori area. Deve impegnare Leno. Ottimo tiro di Marco Sau. C'è il calcio d'angolo di Schmelzer. Ci arriva Götze.
prova da fuori. Che tira da fuori area, niente da fare, viene respinta da un difensore. Schmelzer per Marco Sau. Mamma mia che sicurezza. Palla indietro di testa per Leno dentro l'area. Ancora il Bayer Leverkusen che attacca. Santana per Gundogan. Royce si viene a prendere la palla oltre la metà campo e parte. Passaggio filtrante per Piszczek che è partito. Il lancio lungo, ma che brutto cross di Piszczek. Passaggio troppo Gundogan. Il pallone finisce agli avversari dopo il traversone. Per Piszczek ancora. Attenzione, cross. Ottimo calcio d'angolo. Ok. Un altro calcio d'angolo per il Borussia Dortmund. Io non so batterli, Felipe. Di testa. Si è fatto male Felipe, non ci posso credere. E purtroppo deve uscire, non ce la fa. Ha preso davvero una brutta botta. Ma che cazzo ti sei fatto, stronzo? Era l'unico difensore centrale che avevo. Porca la puttana. No, ti prego. Allora, niente da fare. Ci devo mettere Kel, per forza. Ah, l'unica cosa. Ok, metto... Ah, va bene Kel, dai. Porca troia. Non ci voleva proprio questo infortunio. Ok, ci sarà un cambio. Ditemi cosa si è fatto subito. E riparte. E il difensore brutto infortunio per Felipe. Non ci voleva proprio. Tra poco lo staff medico saprà dirci di più, ma occhio, potrebbe trattarsi di una frattura della caviglia. Grazie. No, non te, ti prego. Lewandowski. Ma dai. Goetz si fa intercettare. Intanto lo Stuttgart passa, raddoppia il risultato 2-0 contro il Fortuna Düsseldorf. Buon intervento di Kel. Nulla di fatto. Subotic. Perisic. Lancio lungo. Non vuole rischiare nulla. E gli avversari riconquistano la palla. Gioco di passaggi. Ottimo intervento di Subotic. Che sta ancora lì. Ed ecco che l'arbitro interviene. Che cosa succede? Ma cos'è sta? Cercano il tocco. Scarica sul compagno. Oh, Weidenfeller. Mamma mia, che parata. Ingazza l'erza. Ottimo. Interviene il direttore di gara. Fallo su Weidenfeller. Lancio lungo. Un po' troppo, devo dire. Leno esce. Che coraggio. Royce. Che classe questo ragazzo. Marco Sau vede Lewandowski che non pa... Oddio. Il difensore ha rischiato qualcosa. Palla intercettata. Gundogan per P. È fallo. È fallo. Il Bayer Leverkusen non ci sta. Lancio lungo. Esce Weidenfeller con Kel che gliela ha passata di testa. Ottima azione del Bayer Leverkusen che ha provato un lancio filtrante alto. Lewandowski. Brutto passaggio di Lewandowski. Kissling è tutto solo. Lancio illuminante. Esce Weidenfeller. Complimenti. Ottimo portiere questo del Borussia Dortmund. Però anche stavolta a fine primo tempo si è rischiato qualcosa. Kissling. Ancora Kissling. Ma Schmelzer. Che intervento di Schmelzer. Il Borussia Dortmund può chiudere il primo tempo in attacco. E sfuma l'azione. Fantastico. Niente da fare. Liberare l'area. La difesa del Bayer resiste. E finisce qui il primo tempo 1-0 al termine dei primi 45 minuti. Primo tempo che finisce 1-0, gol di Mario Götze. Mario Götze. Mario, non credo si chiami Mario. Di Götze al primo tempo, vedete qui l'insaccata. Intanto il Bayer Monaco vince ancora. Lo Stuttgart batte 2-0 il Düsseldorf, l'Hannover 0-0 col Werder Brema e il Borussia Mönchengladbach fa 0-0.
Si comincia dunque il secondo tempo. 1-0, mi sembra, non mi ricordo. Si riparte col secondo tempo. Subito in attacco il Bayern Leverkusen, viene fermato Gundogan. Ora Sau, lancio ottimo per Lewandowski, che è da solo. Niente da fare ancora per Lewandowski, il suo primo gol, dovrà attendere. Qui è successo qualcosa però. Intanto Kel, palla lunga. Ma guarda te, oh. Schürrle, Subotic, Piszczek per Royce, Götz per Marco Sau, che non sa chi darla la palla. Ora la dà Schmelzer e si fa rivedere. Ottima azione di Lewandowski, attenzione, passaggio filtrante per Götz. Kissling riparte per il Bayern e Leverkusen, perde palla, contrastato da Gundogan. Scarica sul compagno. Non passa, bravo difensore. Kel, ottimo intervento. Era buona la triangolazione Lewandowski Perisic. Bender sembra aver accusato. Ma che lancio! Ma Weinderfeller ancora una volta si fa trovare attento e sicuro. Gundogan è infortunato, un altro infortunio per il Borussia Dortmund. Perisic. Ci sarà un cambio molto presto. Gestione squadra. Bisogna farlo uscire prima che si può. Un altro cambio per infortunio, ragazzi, questo non ci voleva proprio. Riprendi partita. Götze, un lancio ottimo per Marco Sau, che sicuramente non è una stanga e fa fatica a colpire di testa. Intanto il Bayern Monaco 3-0 sul Mainz, sul Magonza. Schürrle prova il numero, ma Piszczek non si fa pigliare per il culo. Gundogan si è fatto male, ha un braccio, sembra. Ottimo passaggio. Junior Fernandez, come cazzo si chiama questo nome? Niente da fare. Porca troia. Leitner. Quei numeri di merda. Ma perché l'hai passata lui, che c'era là Lewandowski? Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Che cazzo? Mi pigliano per il culo. Subotic non si fa superare. Perisic per Lewandowski. Lancio lungo per Marco Sau, che può sfruttare un controllo non perfetto del difensore, anche se abbastanza sburo. Mario Götze attacca, che pressing del Borussia, che non vuole un altro pareggio. Kissling avanza, palla al piede. E infatti Kel perde palla proprio davanti all'area. Kissling. Rischio per... Oddio, Subotic rientra. Ritorna miracoloso. Ma puttana della puttana, Perisic di merda. Non passa. Ottimo controllo. E basta. Sta attaccando inesorabilmente da 10 minuti il Bayern Leverkusen. Gli ha tolto palla. Nuovo entrato. Oh mamma mia. Ah, sì. Un po' di respiro per Götze. Lewandowski per Sau. Un po' lungo forse il pallone. Palla al compagno. Lewandowski. Götze! E c'è il 2-0 di Götze per il Borussia Dortmund. Nel momento più difficile per il Borussia Dortmund c'è il raddoppio. Incredibile l'azione di ripartenza. Tutto parte dal gran recupero di Subotic, che la passa a Schmelzer. Lancio lungo di Lewandowski per Sau, che fa una cosa incredibile. Guardate Lewandowski poi che riparte, che lascia scorrere il pallone per Götze, che sigla la doppietta, ragazzi. Incredibile. Che partita emozionante. Ma non è ancora finita. Siamo ora adesso al 75esimo. Tanto Götze, ottima palla ancora per Leitner, appena entrato. Palla insidiosa. La mette in mezzo. Ma mamma mia.
sarà deluso per aver visto sprecare tutto il Mamma mia, cosa sta succedendo? Il Borussia Dortmund riparte inesorabilmente velocissimo dopo gli attacchi insidiosi del Bayern Leverkusen, che si scopre un po' in difesa, e dopo il Bayern, il Borussia Dortmund è sicuramente in vantaggio numerico di uomini. Kjaer sicuro in difesa. Götze, lancio per Marco Sau. Passaggio troppo prevedibile. Sviluppano il gioco. Lewandowski da fuori area. Oh, mamma mia. Fuori di pochissimo. Götze perde palla. Un po' stanchi sicuramente i giocatori del Borussia Dortmund, che sono stati costretti a eseguire due cambi per infortunio. Infatti qua vedete, tutti stanchissimi. Facciamo uscire Götze in mezzo. Come cazzo posso fare? Allora, innanzitutto metto Royce dietro le punte, faccio uscire Götze e faccio entrare Sesto. Quindi entrerà Sesto, c'è un cambio di posizione. E sono stati bloccati proprio sul più bello. Enderfeller dietro. Lancio lungo. Borussia Dortmund spinge ancora, ma il Bayern Leverkusen non ci sta. Che è l'ottimo difensore. Lewandowski, Sau. Ottimo lancio di Sau. Un po' corto, ma il Borussia Dortmund è ancora lì che ci crede. Appoggia dove non c'è. Perisic butta via il pallone per far eseguire il cambio. Esce Mario Götze in mezzo a una folla che lo applaude inesorabilmente, proprio alla stragrande, perché ha eseguito una doppietta questo ragazzo. Entra Sesto, neo acquisto dal Siena. Arriva l'arbitro, potrebbe esserci un cartellino. Ma come un cartellino? Appena entrato, non l'ha neanche sfiorato. Friedrich. Ottimo. Raus. Royce, grandissimo intervento di Royce. Poi Sesto. Allunga. Oddio. Fuori tempo. Fuori tempo. Attenzione, palla in mezzo. Tiro al volo di Schürrle. Niente da fare, lontano dalla porta di Wendelfeller. Potrebbe arrivare la prima. Attenzione, lancio lunghissimo di Royce per Sesto. Non ci arriverà mai. Ci sarà una rimessa del portiere. Troppo lungo. Potrebbe arrivare qui la prima vittoria, finalmente in casa del Borussia Dortmund. Vittoria che rivitalizza un po' dopo i due infortuni che ci sono stati durante la partita di Gundogan e Felipe. Possono far male in contropiede. Subotic, un muro. Oh mamma mia, Sema l'occasione per Castro, ma ancora porca la puttana troia, ha fatto gol ancora al 90esimo. Fortuna Renato Augusto, porca la figa. La partita è ormai agli sgoccioli. Bisogna giocare adesso, bisogna perdere tempo. Kjaer. Per Lewandowski. Per Perisic. Fischia, ti prego. La difesa avversaria e spezza l'attacco. Lewandowski non riesce a tenere il pallone. E sfuma l'azione. Prova il tiro Lewandowski. Fuori di niente. E arriva qui, su questa azione d'attacco del Borussia Dortmund, la prima vittoria della squadra tedesca contro un Bayer Leverkusen che ha attaccato veramente tutta la partita. Ma finalmente ho vinto. Cazzo, guardate qui il diagonale di Götze. Il primo gol. Vediamo, migliore in campo nessuno. Ah sì, Götze è uscito ovviamente. Proseguo, signori, spero che questa partita, intanto il Bayern Monaco dilaga, spero che questa partita vi sia piaciuta, finalmente la prima vittoria in questa Bundesliga. E adesso guardiamo un attimo la formazione. Intanto il Werder Bremen è riuscito a battere l'Hannover per 1-0. Giocatore infortunato, allora, Felipe Santana ha subito un infortunio e sarà
indisponibile per 3 mesi. Frattura alla caviglia, ma Dio, porca puttana, brutte notizie. Oh, beh, Gundogan ha subito un infortunio e sarà disponibile per 5. Contusione al gomito, si assicura di scegliere il sostituto adatto. Contusione al gomito. Ok, allora adesso rifacciamo la formazione. Boh ragazzi, vi saluto qua. Avvio incerto per mezzo, perché? Mezzo per adesso ultimi. Fondamentali, ma non mi rompere le palle. Bene ragazzi, spero che siamo risaliti un po' la classifica, siamo a 2 punti dalla prima. Spero che questa partita vi sia piaciuta e un saluto da Menzo. Ciao a tutti ragazzi.